Punti di vista ben ritrovati, il talk show delle Marche. Stiamo ripercorrendo le orme del Papa in visita a Loreto, ma a nostra volta stiamo cercando di ripercorrere anche le orme che la Santa Casa di Loreto ha fatto dalla Terra Santa fino appunto al luogo mariano per eccellenza della nostra regione. Ma siamo in un posto speciale, diverso rispetto appunto a Loreto, perché anche a Posatora di Ancona abbiamo trovato delle tracce importanti, a metà tra la storia e la fede, perché anche la fede gioca un ruolo importante in questo senso. Siamo con uno dei massimi esperti a livello internazionale rispetto alla storia della traslazione della Santa Casa, il professor Nicolini. Una domanda subito d'ingresso cattiva, perché ci vuole, ma sono stati davvero gli angeli a portare la Santa Casa di Maria fino a Loreto? No, è una domanda molto pertinente, perché è vero che sono stati portati gli angeli in varie traslazioni miracolose, documentate da tutti i punti di vista, sia storici che archeologici, tra gli anni 1291 e 1296. Dal punto di vista storico sono documentate ben 5 traslazioni miracolose, di cui una è questa di Ancona, in questo punto chiamato appunto Posatora, dal latino posat et ora, perché qui si è posata ed è stata pregata la Madonna nella sua Santa Casa, che si posò in questo punto per 9 mesi, e a ricordo di questo fatto fu edificata questa chiesa a ricordo appunto di questo avvenimento storico del 1295. Ecco perché ci troviamo a Posatore, ed ecco perché magari non tutti gli anconetani lo sanno, questo posto si chiama in questo modo. Perché gli angeli fecero questa deviazione, diciamo, dalla Terra Santa, passando per Posatore appunto per arrivare poi a Loreto? Beh, bisogna precisare però la cronologia esatta. Il 9 e 10 maggio 1291 le tre pareti che stavano davanti alla grotta di Nazareth furono sradicate dalle fondamenta, così come attesta anche il Beato Pio IX in un suo documento pontificio. Quindi non smontate, ma spostate. No, sradicate dalle fondamenta che si trovavano a Nazareth e che sono rimaste lì tutt'oggi, dopo 7 secoli, e portate a Tersatto, cioè al di là del mare, nell'ex Jugoslavia, nella città attualmente che si chiama di Fiume. Tersatto è diventato un quartiere di Fiume, come Posatore è diventato un quartiere di Ancona, mentre all'epoca delle traslazioni, nel 1295, qui era una selva e non c'era ancora il quartiere. Quindi la prima traslazione miracolosa è del 9-10 maggio 1291. Il 9 maggio alla sera si trovava ancora Nazareth. Il 10 maggio mattina del 1291 trovarono queste tre pareti nel bosco di Tersatto, nell'ex Jugoslavia, nell'attuale città di Fiume. Lì vi rimase per 3 anni e mezzo, fino al 9-10 dicembre 1294, quando da lì scomparve e fece un itinerario particolare, giungendo qui in Italia. E la prima zona dove è documentato storicamente dove si posò la Santa Casa è proprio questo punto di Posatora di Ancona, e Ancona ha proprio dal punto di vista storico le più ampie documentazioni a questo riguardo, di questo fatto vero che è avvenuto realmente, perché i vescovi di quell'epoca, alla fine del 1200, edificarono a ricordo di questo fatto sia questa chiesa che vediamo qui, non questa attuale che è del 1545, ma una precedente, su cui poi fu costruita questa più ampia, e edificarono poi un'altra chiesa nella zona di Barcaglione, tra Posatore ed Ancona, dove c'è una chiesa dedicata alla Santa Maria di Loreto, perché da lì fu avvistata da delle persone, forse pescatori o contadini di quella zona, fu avvistata la Santa Casa venire qui dal mare. Quindi testimoni oculari e i vescovi dell'epoca approvarono questo fatto miracoloso proprio edificando una chiesa a Barcaglione per ricordare il punto da cui fu vista arrivare la Santa Casa. Edificarono qui una chiesa a ricordo del luogo dove si posò per 9 mesi, e poi importantissima per la storia delle traslazioni miracolose è la chiesa che stava accanto al Duomo di San Cirillo, che vediamo qui sullo sfondo, dove c'è un campanile che noi diciamo è il campanile del Duomo. Invece non era il campanile del Duomo nel 1300, quando fu costruita una chiesa accanto al Duomo. Ci fu una chiesa che fu fatta appunto edificare dai vescovi dell'epoca all'inizio del 1300, quindi pochi anni dopo i fatti miracolosi,
che dedicarono a Santa Maria di Nazareth, e quel campanile che sta accanto al Duomo era il campanile di questa chiesa, che oggi non c'è più, ma abbiamo le foto di un secolo fa, che ancora si poteva vedere prima che venisse distrutta dai bombardamenti. Quindi quella chiesa lì, che è del 1300, fu edificata dai vescovi, quindi approvarono in maniera canonica, cioè proprio ufficiale, dichiarandola autentica, la verità di queste, non una traslazione, ma tante traslazioni miracolose, dedicandola appunto a Santa Maria di Nazareth, questa chiesa di accanto al Duomo di Ancona. Ora io chiaramente mi metto nei panni anche dei telespettatori che ci seguono, non tutti hanno queste conoscenze, non tutti hanno magari la fede necessaria per poter credere che siano stati gli angeli a portare la casa di Nazareth fino a Loreto. Tra poco parleremo della versione, quella più tradizionale, quella che avrete sentito anche voi, che una famiglia De Angelis avrebbe provveduto allo spostamento. Abbiamo su questo una notizia che il professore ci ha portato fresca fresca. Intanto però, visto che ne ha parlato proprio il Santo Padre il 4 di ottobre a Loreto, della Santa Casa e della sua particolarità, cioè del fatto che sia stata posata su una strada, sentiamo allora il passaggio del Pontefice e poi torniamo sulla famiglia De Angelis, sulla traslazione così come viene ricordata storicamente. La Santa Casa di Loreto conserva un insegnamento importante. Come sappiamo, essa fu collocata sopra una strada. La cosa potrebbe apparire piuttosto strana. Dal nostro punto di vista, infatti, la casa e la strada sembrano escludersi. In realtà, proprio in questo particolare aspetto, è custodito un messaggio singolare di questa casa. Essa non è una casa privata, non appartiene a una persona o a una famiglia, ma è un'abitazione aperta a tutti, che sta, per così dire, sulla strada di tutti noi. Allora, qui a Loreto, troviamo una casa che ci fa rimanere, abitare, e che nello stesso tempo ci fa camminare, ci ricorda che siamo tutti pellegrini, che dobbiamo essere sempre in cammino verso un'altra abitazione, verso la casa definitiva, verso la città eterna, la dimora di Dio con l'umanità redenta. E dunque una casa che viene messa su una strada, segno appunto che siamo tutti in viaggio, siamo tutti pellegrini, un viaggio che anche la Santa Casa di Loreto ha fatto, perché dopo Posatora, da cui stiamo in questo momento intervistando il professore, ci sono stati altri percorsi, altre tappe prima di arrivare proprio dove viene custodita e venerata oggi. Sì, le altre tappe, oltre dopo Posatora, nel 1295, furono quella della Selva della Signora Loreta, dove c'è attualmente una chiesina dietro la stazione di Loreto, che ricorda appunto quel luogo dove si fermò per 8 mesi la Santa Casa, e lì venne venerata per questo periodo. Poi si spostò dopo 8 mesi sulla collina chiamata Monte Prodo, dove c'è adesso attualmente la città di Loreto, che all'epoca non esisteva, era una semplice collina, e si posò dove c'è attualmente il termine della Basilica Pontificia, qui diciamo proprio nello spigolo di questa strada che conduce poi nella piazza. Lì si posò sul campo di due fratelli che litigarono per avere le offerte che pervenivano da tutti i pellegrini che venivano da ogni parte d'Europa, e allora la Santa Casa si spostò dopo 4 mesi sulla pubblica strada che passava adiacente al campo di due fratelli, cioè nel punto dove si trova oggi sotto l'attuale cupola della Basilica di Loreto. E qui fu collocata dagli angeli appunto sopra la strada, dove è rimasta da 7 secoli, e di cui appunto ha fatto cenno il Papa nell'omelia del 4 ottobre scorso. E in un particolare importante da sottolineare, il Papa ha parlato sempre della Santa Casa e non delle pietre portate dalla Santa Casa, cioè quelle di cui si parla nel Cartulalium Curisanense. Ecco, veniamo alla tradizione, quella insomma più diffusa, non ce ne voglia professore, io capisco che giustamente lei ha le sue certezze, però si sente dire, no? La tradizione vuole anche che sia stata una famiglia molto benestante dei De Angelis a prendere
prendere le pietre, a comperarle dai crociati e poi a portarle in, fino qua a Loreto. Però lei dice alla prova che non è così, ce lo vuole smentire? Io da tanti anni ho sempre avallato, anche con un mio libro, la tradizione vera delle transazioni miracolose. Questa ipotesi del trasporto umano è sopravvenuta nell'ultimo trentennio perché era stato trovato un documento dell'Ottocento che rimandava a una famiglia De Angelis dell'Epiro, nel quale si parlava appunto di un trasporto di pietre della Santa Casa, ma non della Santa Casa, di pietre della Santa Casa. Quindi non era in ogni caso la Santa Casa che fu portata via, ma semmai delle pietre. Ma prescindendo da questo, proprio dopo la visita del Papa, nella notte stessa dopo che il Papa è partito da Loreto, mi è pervenuto da Torino, da parte di questo professore dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Storici, il professor Andrea Nicolotti, che mi ha fatto pervenire attraverso Facebook, questo saggio che lui aveva pubblicato proprio adesso, nell'ultima settimana, in cui parla appunto che questo documento a cui si fa riferimento del Cartularium Colisanense è un falso storico. Lui ne ha fatto un esame approfondito, molto documentato, per cui tutta la teoria su cui si è basata in questo ultimo trentennio questa ipotesi di trasporto umano è completamente destituita di ogni fondamento, addirittura si è basata su un falso storico. Quindi lei, professore Nicolini, dice che quella storia tratta dalla storia in realtà non è vera. Non è vera e non è mai esistita. E noi tutti i documenti che abbiamo dalla fine del 1200 a tutt'oggi, documenti storici, cioè avallati dai papi, dai vescovi dei luoghi dove sono avvenuti fatti miracolosi, dai testimoni oculari che hanno giurato sulla Bibbia di aver visto la Santa Casa spostarsi in volo dai luoghi dove è stata sollevata dagli angeli. Quindi tutti questi documenti sono documenti storici, non sono leggende, non sono favole, sono avallate anche attraverso da parte della Chiesa dei processi canonici regolari. La Chiesa, prima di accettare un fatto miracoloso, si impiega anche decenni o addirittura secoli. Nel caso invece della Santa Casa di Loreto è stata approvata canonicamente, cioè dopo regolari processi, immediatamente, subito dai vescovi locali dove sono venuti fatti miracolosi, di Fiume, di Ancona, di Macerata, anche persino di Napoli, dove c'è anche una basilica a Forio nell'isola d'Ischia, che fu iniziata ad essere costruita quando ancora avvenivano i fatti miracolosi per dei pescatori che erano venuti qui in Ancona in quegli anni e seppero di questi fatti straordinari, li riferirono laggiù alla popolazione dell'isola d'Ischia, lontanissima da qua, e subito edificarono una basilica prima di quella di Loreto, nel 1295, quando ancora le transazioni miracolose stavano avvenendo, perché l'ultima, quella sulla pubblica strada dove si è collocata, dove è stata collocata dagli angeli, è del 1296. Quindi le transazioni miracolose hanno percorso 5 anni dal 1291 al 1296 in 5 luoghi diversi e documentati e testimoniati in maniera inequivocabile, sia nell'epoca contemporanea dei fatti sia nei tempi successivi. Noi la ringraziamo, professore, questa è una notizia molto importante che ci dà. Io da vicino sono cresciuto con la storia dei De Angelis e me l'ha smentita così. Bene, verificheremo chiaramente. Però lei deve fare riferimento al fatto che la tradizione non è questa dei De Angelis, la tradizione è quella avallata sempre dalla Chiesa, del trasporto miracoloso della Santa Casa. Certo. Questa non è una tradizione, quella dei De Angelis, è un documento ritrovato che è stato interpretato male, intendendo in senso buono, ecco, e non malizioso. Non senza malizia, chiaramente. Grazie al professor Nicolini, un attimo di pausa per recuperare un po' le energie, per pensarci su, e poi torniamo a Loreto per i saluti.